farsi rispettare, no? Cioè dobbiamo saper applicare bene le regole e saper spendere bene i soldi a casa nostra. Toscani, vorrei farti chiudere a te su questa questione. Ma io ho la sensazione che non siamo preparati per questo avvenimento epocale. Cioè le reazioni sono infantili. Andiamo a bombardare i barconi, infantile, tanto per calmare lo spirito, ma è inarrestabile, non c'è niente da fare. L'immigrazione succederà e succederà sempre di più, perché non è che ci voglia la guerra e basta. Ci sono delle guerre, tutti questi movimenti sociali o mancanza di politico, mancanza di amministrazione, creano delle guerre. E quindi chiunque ha voglia di andare in un posto civile emigrerà. E questo sarà inarrestabile. Dobbiamo capire cosa dobbiamo fare per accettare questa gente, che non sono dei subumani come tutti noi ci poniamo un po'. Ho un pochettino questa sensazione che ci poniamo tutti in posizione un po' di superiorità umana. Queste quote di umane, ma non è possibile. Attenzione, perché questo signor Valls è antistorico, passerà la storia come un imbecille. Scusate per il ministro francese, ma non è possibile dire una cosa così. Passerà la storia come uno fuori dal mondo, così come passerà la storia tutti quelli che non riescono a capire che questa cosa è inarrestabile. Quindi dobbiamo cominciare a capire cosa dobbiamo fare veramente per accettare. Ma vuoi mandare un messaggio a Matteo Salvini? Che no, non ho bisogno di mandare. Salvini gira. Arriva a Pisa, scrive Pisa. Arriva a Livorno, scrive Livorno, perché non si riconosce, non so, si perde nella folla. Non so, ha bisogno di riconoscersi. No, ma perché l'emigrazione è così negativa? Io ho sentito dalle storie che invece abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di questo. Perché sennò falliamo, siamo vecchi. L'immigrazione porta nuovo sangue, che non è male, perché non siamo più così tanto belli in Italia. Porta nuove possibilità, anche romantiche, porta nuova energia, porta nuovi sapori, nuove culture. L'abbiamo fatta per secoli, cioè, è sempre stata inarrestabile. Allora, sì. Concludi. Io ero un ragazzo, studiavo a Zurigo, ero un privilegiato, studiavo alla scuola d'arte. Era agli inizi degli anni 60, dal 60 al 65. E alla sera andavo a insegnare aritmetica a quegli immigrati che arrivavano soprattutto dal sud Italia, che a Zurigo facevano i minatori. Chiaramente i muratori non potevano portare mogli, figli, erano uomini anche maturi, una certa età, anche arrapati, perché poi arrivavano in Svizzera, dove c'era anche una cultura del vivere diverso, e chiaramente creavano delle problematiche per gli svizzeri, no? Comunque una parte di queste voleva imparare. Io andavo a insegnare aritmetica e dicevo: Mario, 4 più 3, 4 più 3, Mario, 4 franchi più 3 franchi, 7 franchi. Cioè, capite, andavo a insegnare aritmetica agli immigrati italiani che vivevano in container disumani, con dei prezzi folli, gestito dagli svizzeri. Vi ricordate?